che è quello che ci chiede l'Europa. Adesso non so se è necessario un ampio dibattito democratico, so che la questione di fiducia talvolta viene posta per rendere più rapida la discussione, però questo è un argomento che bisognerebbe affrontare con conoscenze specifiche che in questo caso non ci sono ancora. Molto chiaro, grazie professor Pasquino per essere tornato a trovarci, ringrazio anche Dario Fabbri di Limes e grazie anche a Maura Gancitano, una buonanotte a tutti e tre i nostri ospiti, tornate a trovarci nei prossimi appuntamenti. Ci fermiamo qui allora, è già domani, linea alla regia. Bentrovati nello spazio meteo, permangono condizioni di instabilità al nord con nubi in aumento sin dal mattino su Liguria, Piemonte e parte della Lombardia dove arriveranno delle piogge e qualche temporale. Alternanza di schiarite e annuvolamenti sulle regioni centrali con addensamenti maggiori nelle ore centrali della giornata sull'area appenninica e sull'alta Toscana dove sarà possibile qualche occasionale povasco. Inizialmente poco nuvoloso al sud, ma con nubi in aumento nella seconda parte della giornata, tuttavia non ci saranno precipitazioni significative. Tempo stabile sulla Sicilia, ma con annuvolamenti medio-alti nel corso della giornata, alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla Sardegna, venti deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste. Temperature che tenderanno a diminuire sulle regioni del Medio e Basso Adriatico. Draghi al vertice di EUMED rilancia l'allarme sul clima, non c'è più tempo, gli incendi sono una lezione per tutto e per tutti. Anche la crisi afghana dimostra che sulla difesa comune europea non si può più aspettare, afferma Draghi. L'alleanza atlantica è pilastro della nostra politica estera, così il presidente Mattarella per i 70 anni della NATO in Italia. Una difesa europea più forte rafforzerà anche l'alleanza, ha aggiunto il capo dello Stato. Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio. Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire temporaneamente chi non lo ha. I tamponi molecolari rimarranno validi per 72 ore. Brusaferro, l'Italia tra i paesi europei dove il virus circola meno. 4.552 nuovi casi, 66 le vittime, positività all'1,6% e sono oltre 3 milioni gli over 50 non vaccinati. La Francia ha richiamato per consultazioni i suoi ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia a causa dell'eccezionale gravità dell'accordo siglato con gli Stati Uniti sui sottomarini. Il marchio Alitalia è ufficialmente in vendita, ha pubblicato il bando, il prezzo a base d'asta è di 290 milioni di euro. Si potranno fare offerte fino al 4 ottobre. Bentrovati in diretta su Rai News 24. Dal vertice EUMED di Atene il Premier Draghi lancia l'allarme sul clima. Non stiamo rispettando il patto di Parigi e ora rischiamo conseguenze catastrofiche, ha detto. Tra i temi sul tavolo del summit anche l'immigrazione e la sicurezza. Rafforzare la difesa comune europea è una priorità, ha detto Draghi. Il servizio di apertura è di Gabriele Martelloni.
La trasformazione gigantesca.